Si è appena conclusa la conferenza stampa di Onda Libera TV, che ha presentato oggi il suo nuovo ciclo, la sua nuova veste grafica, il nuovo logo, le nuove sigle, e i nuovi redattori, i nuovi servizi. Abbiamo completamente rinnovato la TV dopo 2 anni di storia e da oggi partono anche tutta una serie di nuovi servizi e di nuove collaborazioni. Parte la collaborazione con l'associazione Arcadia, che realizzerà per noi ogni mese un video sulla storia locale. Partiamo con Giacomo Torelli, sono video molto molto interessanti, un po' sul formato di Super Quark. Partiranno la nuova attenzione alla vita politica locale da parte di Onda Libera TV. Cominciamo con Fano, dove parte l'inchiesta Dimmi la tua, con la quale ascolteremo i cittadini su quali sono secondo loro le priorità per l'amministrazione locale, e collegata a questa partiranno anche una serie di altri servizi sempre sulla politica locale. In particolare faremo un primo test con le primarie cittadine di Fano, ospitando un confronto tra i diversi candidati in campo. Accanto a questo ovviamente continuerà tutta l'attività sociale che ha contraddistinto Onda Libera in questi primi anni di lavoro. Continueremo a lavorare con i giovani, con le politiche giovanili, e a breve partiremo anche con un progetto su 3 province della regione Marche, Ancona, Fermo e Macerata, in cui cureremo la realizzazione di redazioni scolastiche all'interno appunto di alcuni istituti superiori. Quindi i ragazzi impareranno a realizzare web TV e diciamo in alternativa al vecchio strumento dei giornalini scolastici potranno curare dei canali video su internet. Oltre a questo siamo in procinto di far partire un canale web TV realizzato in collaborazione col carcere di Pesaro, quindi saranno gli stessi detenuti a realizzare un loro canale per raccontare la loro realtà e per cercare di mettere sempre più in collegamento l'istituto di pena col territorio in cui è collocato. E uno dei progetti cui stiamo lavorando, questo è ancora un po' più in embrione, è di realizzare un canale assieme ai disabili, insomma gestito direttamente da disabili, che possono utilizzarlo anche per raccontare un po' la condizione che vivono e anche fare denuncia rispetto alle problematiche che si trovano a vivere. Questa è un po' la nuova Onda Libera che abbiamo provato a raccontare. Partiranno anche una serie di nuovi strumenti di comunicazione. Inizieremo l'invio quindicinale della newsletter, che terrà informati tutti i nostri affezionati ascoltatori sulle novità che vengono pubblicate sul canale, oltre ovviamente a continuare a lavorare e a socializzare tutto quello che facciamo con i social network. Speriamo che tutto questo lavoro fatto essenzialmente da volontari sia di gradimento del nostro pubblico e che insomma siano sempre di più le persone che ci vogliono seguire. Grazie.